Dolce il profumo della palude, in primavera si spande anche di notte, ma io voglio solo fare a botte. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriost e benvenuti in questa nuova recensione. In questo gioco di Spyro 3 c'è un lavoro da svolgere, visto che stiamo giocando nei panni di Sheila il canguro. Dovete capire cosa si deve fare qui alla palude dei brividi. Abbiamo le bombe, una gabbia di uova deve scomparire. Attenzione al boom che potremmo fare. Ehi canguro, ha un'ecatombe, solo tu puoi farci strada. Ci aiuterai comunque vada? Sì, tirerò bombe, è deciso. Sto arrivando, mie piccole uova, per liberarvi infine dall'imprigionante cova. Ecco, ascoltatemi attentamente, ragazzi. Stiamo giocando nei panni di Sheila il canguro e noi dobbiamo aiutare queste lucciole a portare le bombe a distruggere le gabbie delle uova. Questa è la prima lucciola che stiamo aiutando, ragazzi. Se ci sono le rocce voi le potete calciare, ma se ci sono dei funghi potete anche colpirli di testa e farli sprofondare. E cerchiamo di non sbagliare però, perché se sbagliate poi ricominciate tutto da capo. Io devo fare tutto giusto, non posso continuare a fare errori. Ecco, ho già fatto un errore. Sono esploso di nuovo. Prendi a calci le rocce, è un suggerimento, e schiaccia i funghi con convincimento. Sì, tirerò bombe, è deciso. Avete capito, ragazzi? Riproviamoci. L'importante è studiare bene il percorso. Voi dovete prendere a calci le rocce e far sprofondare i funghi, capite? Dobbiamo colpirli di testa e farli cadere. No, ha preso sto fungo e ancora abbiamo sbagliato. Questo incarico è troppo difficile da fare, non ce la faremo mai. Non riuscirò mai a completare questo incarico. Io non riesco a realizzare nessuno dei miei piani per fare tutto giusto e vincere. E non si va avanti, tutto a causa dei miei continui fallimenti. Io odio fallire. Bisogna studiare il percorso e imparare a capire come fare. No, ha sbagliato sto fungo. E ancora abbiamo sbagliato. Io non ne posso più, ragazzi. Ora si perde un sacco di tempo. In questo video si fa un sacco di errori. Nella PS1 era più facile, e invece qui è difficile, in questa PS4, con la versione rimasterizzata. Ora cerchiamo di studiare per bene il percorso e calpestiamo i funghi. Il problema è che i funghi risalgono troppo velocemente, non stanno troppo giù. Oh, una prima gabbia è stata aperta grazie a questa bomba. La lucciola lancia la bomba, fa esplodere la gabbia e troviamo un uovo di drago con la draghetta Peggy. Solo una gabbia ora resta. Aiuterai il mio caro fratello a liberare l'ultimo uovo dal fardello? Forse nel prossimo video aiuterò tuo fratello. Arrivederci a tutti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo nella seconda parte con Sheila il canguro nella palude dei brividi.